Eccoci, buonasera, da Alessio Buonpasso, bentornati a Doctor Sport. È un classico martedì che dedicheremo interamente al campionato di Serie D, massimo torneo dilettanti, quindi riflettori puntati sulle formazioni che compongono il girone I di Serie D, formazioni calabresi evidentemente. Con noi in studio Nicola Galloro. Ciao Nicola. Ciao Alessio. Insomma, Nicola, una settimana, anzi un weekend amarissimo, se non fosse per la Palmese. Proprio in collegamento telefonico abbiamo il patron nero-verde, Pino Carbone. Buonasera, benvenuto. Buonasera a lei, buonasera a tutti. Si aspettava 5 giornate fa di ingranare una marcia così forte in campionato? Beh, me l'aspettavo. Io penso dall'inizio di aver affermato che quest'anno abbiamo una squadra sicuramente di categoria medio-alta, nel senso che i giocatori che hanno accettato la nostra offerta si stanno dimostrando dei veri esperti di questa categoria, ma soprattutto sono riusciti in pochissimo tempo a trovare quella giusta intesa che li sta portando innanzitutto al di là dei risultati anche a far divertire il pubblico. Quella cosa che a noi come società più ci interessa, perché è bello sentir dire dal tifoso: questa squadra gioca a calcio. E lo hanno dimostrato infatti anche domenica contro la capolista, che è la squadra che finora mi ha impressionato di più per la forza tecnica dei giocatori e soprattutto anche per l'organizzazione che hanno dimostrato di avere, e soprattutto anche perché non dimentichiamo che siamo riusciti a vincere, ma siamo riusciti a vincere addirittura in 10 uomini dove per ben 80 minuti ne abbiamo dovuto farne a meno per una ingenuità del nostro difensore mentale, il quale ha avuto una spizza nei confronti di un calciatore che gli ha fatto fallo, quindi fallo di reazione e espulsione diretta. Questo ci ha permesso di essere tranquilli e di aver potuto dimostrare il valore di questa squadra e soprattutto la compattezza nel affrontare gli ulteriori 80 minuti di gioco con grande lucidità, mantenendo quello standard che il mister aveva preparato alla vigilia della partita e portando a casa addirittura non soltanto l'1-0 del quale eravamo già in vantaggio, ma addirittura raddoppiando nella ripresa con il rigore trasformato da Cucitti. In effetti, Presidente, la sua squadra insomma ha inanellato nelle ultime partite, vado a memoria, praticamente 2 punti a partita, perché sono 12 quelli realizzati nelle ultime 6 partite appunto. Quello che però più sta esaltando, se vogliamo, la piazza è proprio la forza di questo gruppo, ma anche il fatto, e lo ricordava lei, che gioca e diverte. Assolutamente sì, giocano a calcio, sono ragazzi che scendono in campo e non hanno paura di nessuno. Magari sulla carta la nostra squadra può definirsi un po' inferiore rispetto a delle altre società, le quali hanno sicuramente organizzato una rosa di giocatori dal punto di vista della loro storia magari di più valore, però stanno dimostrando di saper giocare a calcio e di saper giocare soprattutto contro tutte le squadre che di domenica in domenica si dovranno affrontare. Questa è la tranquillità che loro ci danno e sono convinto che faremo bene. Il nostro obiettivo, dopo le prime partite, l'ho detto, sono i playoff, perché riteniamo che questa squadra abbia il valore di poter disputare. Il rammarico di aver perso almeno 4 punti delle partite che purtroppo per noi sembravano stregate, però non facciamo nessun tipo di dramma, perché dovremmo altrimenti fare il negativo con la partita di domenica, perché vincere contro la Leonti in 10 uomini, vincere per 2-0 e riuscire a tenere il vantaggio fino alla fine poteva capitare diversamente. Quindi non rammarichiamoci su nulla, andiamo avanti, cerchiamo di fare punti dopo punti, partita dopo partita, e la cosa che più ci garantisce è che noi affrontiamo le partite allo stesso modo, sia quando giochiamo in casa che quando andiamo fuori casa. Ed è proprio così, Nicola, sembra una squadra completamente diversa rispetto a quella che avevamo visto nelle primissime giornate, no? Sì, è vero, è molto cresciuta soprattutto nel collettivo e nella capacità di amalgama che registra questa formazione. Io, Presidente Carbone, anzi col Presidente, vorrei analizzare due situazioni che mi sembrano interessanti. Intanto segnano tanti giocatori ed è quasi una stranezza per una squadra come la Palmese, che negli ultimi anni era abituata a fondare il proprio gioco sulla punta centrale.
centrale, segnava sempre l'attaccante, invece quest'anno vi è coralità di inserimento e molti giocatori, tantissimi, sono andati sin qui a rete. E poi l'altro fattore è che praticamente tra le mura amiche la Palmese ha vinto tutti gli scontri diretti. Se, come dice lo stesso Carbone, l'obiettivo è quantomeno il playoff, ha battuto il Gladiator, il Rende, ora il Leonzio, e credo che per raggiungere il playoff le vittorie interne siano da sole e se stesse bastevoli, indipendentemente dal rendimento della trasferta, che pur a tratti convince. Beh, in trasferta purtroppo lei dice benissimo, abbiamo avuto inizialmente qualche problema perché questa squadra è una squadra che dall'inizio non ha dimostrato di avere quella cattiveria agonistica che invece sta dimostrando nelle ultime partite, era quello che gli mancava. Spero che continuino a mantenerla, perché se così fosse sono convinto, e forse diciamo mi appello a un minimo di presunzione, faremo risultati anche fuori dalle nostre delle mura amiche. Perché, ripeto, mancava solo quella carica agonistica e quella piccola cattiveria che serve per poter operare in modo più diretto. Questo lo stanno facendo da qualche settimana e questo sicuramente è un lavoro fatto in modo meticoloso da parte del mister e dell'area tecnica. Loro naturalmente ci stanno mettendo la loro parte, la società altrettanto. Penso che abbiamo costruito un grande gruppo. E ha ragione lei quando dice abbiamo anche una squadra dove segnano un po' tutti. Gli errori forse degli anni passati era che si puntava forse troppo su un unico calciatore, per quanto potesse essere forte, è normale che alla fine oggi l'esperienza ci insegna che le partite le vincono le squadre, mi riferisco al calcio come mi riferisco nella vita. Noi quest'anno abbiamo una vera squadra e faccio l'esempio proprio del nostro bomber principale che è Dorato, il quale domenica dopo domenica sembra che non segna, ma è quello che fa segnare. Anche domenica scorsa è stato un altruista, un grande altruista, perché da solo davanti al portiere con le spalle girate piazza la palla al nostro esperto, la prende, il quale senza difficoltà la mette dentro. Questo ci dimostra che fra di loro si guardano, fra di loro si capiscono, ma fra di loro non ha importanza chi segna, l'importante è che la squadra vinca, e la squadra sta vincendo perché c'è questa grande mentalità innovativa in questa squadra che sono convinto di portare lontano. Presidente Carbone, ultimissima cosa, insomma è lassù in classifica, l'obiettivo l'ho anche confermato, qualora ci fosse la possibilità è facile immaginare una Palmese rinforzata nella prossima sessione di mercato? Ma noi lo abbiamo detto, stiamo facendo dei grossi sacrifici, i ragazzi lo meritano, la piazza altrettanto, perché abbiamo una piazza importante che segue la squadra in modo massiccio in casa e con una buona presenza anche fuori casa, quindi sicuramente meritano questo tipo di soddisfazione. Se al mercato di dicembre, che ormai è alle porte, la classifica dovesse essere ancora più diciamo sorridente nei confronti della nostra squadra, sicuramente la società non si tirerà indietro nel cercare di dare conforto maggiore per poter fare un ritorno in modo diverso, anche perché l'esperienza dello scorso anno ci insegna in questa categoria il giorno di ritorno è una cosa diversa rispetto al giorno di andata, quindi bisogna attrezzarsi se non si vogliono avere delle sorprese come l'abbiamo avuto lo scorso anno. È vero, è stato chiarissimo Presidente, grazie, alla prossima, buona serata. Grazie a lei e alla prossima, arrivederci. E ringraziamo ancora il patron della Palmese, Pino Carbone. Pino Carbone che faceva riferimento, Nicola, a quei 3-4 punti persi, soprattutto in trasferta. Beh, con quei 3-4 punti, 4-5 punti, la Palmese era in testa alla classifica. Sì, però bisogna anche sottolineare i miglioramenti. Io la scorsa settimana parlavo delle troppe reti subite, non che fossero tante, però per una grossa squadra o una formazione che punta ai primi posti, sì. E domenica ha vinto 2-0, una delle poche vittorie sin qui ottenute con la porta mantenuta inviolata. Quindi un ulteriore progresso e magari talora minore estetica, ma più concretezza. Anche le vittorie stentate, risicate per 1-0, che sono poi quelle che tradizionalmente generano la classifica finale.
E in effetti andiamo a vedere la classifica, anzi prima un passo indietro con il quadro completo dei risultati anche per sottolineare la forza della Palmese nelle ultime giornate e invece la domenica amarissima per le altre formazioni di Calabria. Aversa Normanna, San Cataldese hanno pareggiato a reti inviolate 0-0, Cavese Frattese 3-0, Gladiator 2 Torri 1-0, Igea Virtus Pomigliano 3-1, Palmese Sicula Leonzi l'abbiamo detto 2-0 e invece le dolenti note arrivano da Rende, dove Rende ha perso in casa contro la Turris per 3-1, il Roccella è stato battuto dal Gela anche qui in casa per 2-0, Sarnese Castrovillari ha vinto la Sarnese per 2-1, Sersale che ha limitato i danni contro il Gragnano pareggiando per 3-3. Questa la nuova classifica, l'abbiamo intravista con il bel salto in avanti della Palmese, ma partendo dall'alto, 24 punti per l'Igea Virtus, 23 per la Cavese, 21 per il Sicula Leonzio, 20 per Gladiator e Rende, Gela, Palmese e Turris 19 punti, 18 per il Pomigliano, 14 un gradino, 4 punti più giù la Frattese, poi la San Cataldese e la Aversa Normanna con 13, Sarnese 12, Gragnano 11, Roccella 9, altro gradino con il Due Torri e il Castrovillari a 4 punti ed il Sersale con 3 punti. Ti aspettavi questa flessione verso il basso del Rende? Ma guarda, la flessione c'è, anche statisticamente e numericamente, però bisogna anche orientare l'analisi in base al contesto, in funzione di quello che esige questo campionato. E ne parlavamo nelle ultime settimane, è un campionato dalla classifica molto corta, quindi rapidi ribaltoni, e l'avevamo previsto insieme, un campionato che domenicalmente può registrare un cambio al vertice. Io credo, Alessio, che fin quando si rimanga a 4-5 punti dalla vetta non sia un dato preoccupante, perché il campionato offre più giornate e più domeniche di recupero. Certo, dovesse proseguire un momento non proprio negativo, ma meno positivo di prima del Rende, probabilmente il discorso primo posto si allontanerebbe. Diciamo che brillano le due sconfitte in 5 partite, però le altre 3 il Rende le ha vinte, quindi non è proprio un andamento negativo da sottolineare. Bisogna anche badare all'avversario, la Turris è un ottimo organico, ha anche cambiato allenatore. Nelle ultime settimane si è ripreso e come. Ed è una formazione che va molto meglio fuori casa rispetto alle gare interne. Per dirne una, la Turris ha perso in casa con il Roccella, che non sta brillando sin qui, anzi sta profondamente faticando. Quindi bisogna agglomerare tante componenti per poi tentare di emettere un'analisi razionale. Io credo che non sia assolutamente preoccupante. Certo, ora è a meno 4 dalla vetta, a meno 5 si può ancora stare, ma se l'obiettivo o l'ambizione o la speranza più o meno celata è quella di aggrapparsi al primo posto, bisogna quantomeno contenere il gap. Perché, lo diceva prima il presidente della Palmese, nel girone di ritorno è un altro campionato, a me non piacciono queste massificazioni, però devo dire che è così, specialmente in Serie D. Il mercato di dicembre stravolge gli organici, c'è chi si potenzia e chi invece improvvisamente perde valore assoluto e individuale. Ripeto, ora per il Rende è un momento difficile perché ci sono queste due sconfitte in breve arco temporale ed è, ricordiamo le prime partite con una formazione che non perdeva mai, anzi vinceva soprattutto gli scontri diretti e soprattutto in casa. Però se dovesse già da domenica prossima tornare a far risultato, probabilmente rientrerebbe sì la preoccupazione. Con una vittoria, almeno sin qui, queste prime giornate insegnano questa storia, una vittoria quasi certamente ti fa aumentare 2-3 posizioni, specialmente nella zona medio-alta. È vero, insomma non fa drammi neppure il tecnico del Rende, Bruno Trocini, sentite. Siamo stati frenetici, a mio avviso non siamo stati bravi a sfruttare in alcune situazioni la superiorità che si poteva venire a creare. Loro avevamo due attaccanti e noi tre difensori dovevamo per forza riuscire a uscire sempre con uno dei tre palapiedi e questo non sempre ci riusciva. Spesso costruendo con i terzi si rischia di lasciare quando si gioca contro due attaccanti, l'uomo contro uomo, questo lo sapevamo, oggi non ci è andata bene, in passato sì. E questo è dovuto chiaramente, oltre che ad errori individuali e anche di esperienza, probabilmente anche chiaramente alla qualità degli avversari.
Questo quindi il momento del rende visto dal proprio tecnico, quindi Bruno Trocini. Analizziamo anche nel rivedere la classifica il momento del Sersale. A dire il vero è stata sempre una linea retta, non è mai cambiato, sempre ultimo posto o insomma sempre risultati più o meno negativi. Ha limitato i danni però nell'ultimo turno, ha segnato 3 gol e questa è una novità, ne ha subiti però altrettanti. Sì, intanto consentimi solo di chiudere sul rende, perché Trocini ha messo in evidenza un aspetto tattico. Se andiamo a vedere i moduli, come si schierano le formazioni, chi si schiera con la difesa a 3, fatica sempre, soprattutto quando va sotto di un gol. Anzi, il rende è riuscito a rimontare con la Turris, però difesa a 3 contro difesa a 4, o sei nettamente più forte, o se le due formazioni, le due rivali, sono parimenti competitive, chi gioca con la difesa a 3 soffre. È una scelta che non sempre mi piace, perché mi riporto al 4-4-2 ormai di antica memoria, però è così. E diciamo che tatticamente si può spiegare anche in questi termini la sconfitta del Rende, non che fosse prevedibile, ma non è clamorosa. Per quanto riguarda il Sersale, dici bene, non decolla questa squadra, però proviamo ad analizzare anche i progressi, perché diciamocelo francamente, che il Sersale galleggiasse lo si sapeva sin dall'inizio. Che il rischio fosse quello di essere ultimo, soprattutto nelle prime giornate, era chiaro. Io mi troverei in difficoltà se si dicesse il contrario. Però è una squadra che pian piano sta raggiungendo i propri equilibri, perché nelle prime 5 partite ha subito tantissimi gol, 15 se non erro. Nelle successive 5-7, quindi ha dimezzato quantomeno il bacino di gol concesso agli avversari. Nell'ultima partita ha pareggiato con il Gragnano. Ora, anche qui riportiamoci alla considerazione e all'imputazione di un qualcosa rispetto all'avversario. Il Gragnano ha pareggiato 8 gare su 11, cioè significa che pareggia sempre. E non inganni il momentaneo 3-1 del Sersale, perché il Gragnano in tutte le partite, al di là di un 6-2 col Castrovilla, se non erro, anche quando è sotto i due reti riesce a rimontare, perché è nella genesi, è proprio una componente intrinseca e lo conosciamo ormai da più tempo. Però sottolineavi un dato che è rilevante: ha segnato 3 gol il Sersale, aveva segnati o 5-6 nelle precedenti 10 partite. E quindi quando si parla di ricerca, di raggiungimento di un equilibrio, anche questo sono prove che Mancini sta facendo, perché inizialmente la formazione era poco credibile in campo, poco presente, poi è divenuta più razionale, anche con i pareggi, anche subendo sconfitta al 92esimo, ne ricordo uno in casa. Adesso però è una formazione che quantomeno lotta, non sa gestire il vantaggio, ma non è facile per una matricola e che per di più non presenta un organico di primissimo spessore, questo bisogna sempre anteporlo a qualunque analisi. Quindi sottolineiamo questi piccoli progressi. Sta aumentando il tiro secondo te? Sì. Non è facile, perché la distanza, la differenza dalla zona play-out, neanche quella salvezza diretta, comincia a essere sensibilmente rilevante. Però con qualche investimento a dicembre, col mercato, si può quantomeno sperare. La mia maggiore preoccupazione, e non è solo del Sersale, anche di Castrovillari e in parte Roccella, è che non si perda il treno rispetto alla quart'ultima e alla quint'ultima e anche alla sest'ultima, perché poi sono dolori, perché poi non si giocherebbe neanche il play-out. Quindi credo che l'obiettivo principale, senza grosse illusioni, senza discorsi di vittorie, sia però tentare di accorciare in qualche modo questa classifica, perché ora tra la terz'ultima e la sest'ultima mi pare ci siano proprio gli 8 punti previsti dal regolamento e sarebbe una mannaia per tutte le formazioni calabresi inserite in quella parte. Hai accennato alla sessione invernale di mercato, ne parlavamo anche prima con il patron della Palmese, Pino Carbone, che inizierà tra qualche settimana a dicembre. Insomma, accennato anche a questo, come tra l'altro prospettavi tu, proprio l'allenatore del Sersale, Renato Mancini. Sentite. Abbiamo giocato con 98 in mezzo al campo, che è stato Pappalardo, e poi abbiamo cambiato appunto con un 97 avanti, abbiamo spostato Davide. Lì avevamo delle difficoltà, ed era palese. Il primo tempo l'abbiamo visto tanto, perché la maggior parte dei cross arrivavano da quella parte. Abbiamo cercato di invertire comunque i terzini, però abbiamo visto anche dall'altra parte, oggi abbiamo avuto difficoltà. Però domenica scorsa si era sciorinata una signora partita, è capitato. Per me è inammissibile subire il gol del 3-2. E già c'è stata qualche avvisaglia poco prima, non le abbiamo lette bene. Questo sinceramente non puoi concederlo a una squadra come il Gragnano, che bene o male ha l'esperienza giusta in questa categoria.
qui devi essere più cattivo, più determinato e allontanare il pallone fuori dallo stadio, in questo senso. Però purtroppo, te l'ho detto, è una costante e ci sta penalizzando tantissimo. Ci sta penalizzando tantissimo e la classifica si fa sempre più dura, più brutta. A gennaio avete chiesto qualcosa? No, non si parla di gennaio, ma si parla di fra 20 giorni neanche, perché il mercato apre il primo di dicembre. Però avete chiesto qualche difensore? No, abbiamo parlato in generale. Non dimentichiamo che abbiamo anche Gentile fuori da due giornate e ne dovrà scontare altre due, squalifica. E quindi è così. E beh, non era felicissimo Nicola Mancini in sala stampa. Ma non può esserlo, lui ce la sta mettendo tutta, non può far di più. Siamo chiari, perché la squadra è questa, anzi, una formazione piccola, non inganni questo aggettivo volutamente operato e espresso, è una formazione piccola perché non conosce la Serie D, ripeto, non ha un grosso organico, però deve anche appellarsi ad elementi esterni che possono fungere da ausilio. Uno di questi è aver ritrovato il proprio campo. Da quando il Sersale gioca in casa sua, sul proprio perimetro di gioco, qualcosa è cambiato. È perché conosce meglio il campo, è perché conosce le insidie, che però possono tradursi in vantaggi per la formazione più inesperta e comunque locale. È perché, che vuoi, vi è un'abitudine con quel perimetro, con quel manterboso, anche se di manterboso vi è poco, che è ignoto agli altri. Bisogna anche giocare di astuzia, si esce talvolta dagli schemi rigidi dello sport, della tattica, del calcio, per entrare anche in questi ragionamenti che sono molto ragionieristici. Deve farlo il Sersale. Io non so quando e se riuscirà per ora ad evitare l'ultima posizione. Magari con una vittoria domenica cambia tutto. Certamente, ripeto, e ciò accomuna tutte le calabresi, bisogna subito ridurre le distanze rispetto alla sest'ultima, perché poi, santo mercato di dicembre, si rischia davvero matematicamente di non riuscire più a rialzarsi. Non dà una mano da questo punto di vista neanche il calendario, già nel prossimo turno le formazioni calabresi che stanno lì in fondo in classifica affronteranno tutte, o più o meno tutte, davvero squadre corazzate del torneo. Pomigliano Gladiator, intanto, dicevamo, Castrovillari affronterà la Cavese, che è ancor prima della Palmese la formazione che ha raccolto di più nelle ultime partite. Poi ancora scorrendo nel prossimo turno Gela Versanormanna, Gragnano Sarnese, Due Torri Sersale. Insomma, anche qui non è proprio facilissimo nel campo proprio della formazione siciliana. Frattese Roccella, insomma anche qui Nicola la partita è davvero delicatissima. San Cataldese Rende, Sicula Leonzio, Igea Virtus e Turris, che ospiterà la Palmese. Questo è il prossimo turno in Serie D, si giocherà la 12ª giornata. Grazie a Nicola Galloro. Grazie a te Alessio. Ci rivediamo domani con Doctor Sport, puntuale alle 19. Buona serata da Alessio Buonpasso.